Pino Daniele in concerto alla Fiera di Zurigo, un'occasione per conoscere più direttamente questo musicista prestigioso che in pochi anni ha imposto la sua musica conquistando migliaia di fans in tutta Europa. E non dimentichiamo che Pino Daniele ha partecipato all'ultimo festival di Montreux. Di Montreux, sì. Ecco, questa sua partecipazione è stata per lei, per il suo complesso, un concerto come tanti altri oppure no, è significata una tappa particolare della sua carriera? No, è stata una tappa importante per me perché praticamente è anche la testimonianza di uno spazio a disposizione di musicisti italiani, insomma, soprattutto napoletani, e quindi per far conoscere la musica nostra anche all'estero. Insomma. Quindi ecco, diciamo che Montreux è stata l'opportunità di poter far parte di un festival della musica internazionale. Ecco, mi sembra molto importante. Infatti io ho letto un titolo di un giornale in cui lo si cita come l'ultimo re di Napoli. Ecco, a noi queste definizioni così un po' romboanti non piacciono molto. Sì, no? Poi del resto rischiano anche di essere un po' limitative, no? Credo, ecco Daniele, mi scusi, non credo che la sua musica possa essere etichettata come musica napoletana semplicemente. Mi sembra qualcosa di più, no? Molto più complesso. Nasce forse dalla fusione di mondi diversi. Sì, nasce soprattutto dalla fusione di culture diverse. Quindi insomma c'è anche soprattutto dei linguaggi universali i quali abbiamo adottato, come del rock, del blues, del jazz, eccetera. Però teniamo sempre a mantenere quelle che sono le nostre caratteristiche, insomma, la melodia, tutte le cose tradizionali, parlo sempre musicalmente, le cose tradizionali che abbiamo dietro, insomma. Quindi melodie, mandolini e cose varie, però rivoltati in modo diverso, cioè proposti in modo attuale. Infatti io ho ascoltato una sua canzone, Anna Re, per esempio, Anna, no? In cui mi sembra che la melodia napoletana emerga, no? Proprio chiaramente, anche se detta in modi più nuovi. Altre in cui magari lo si potrebbe proprio definire un bluesman. Un bluesman. Però mi sembra che il dato caratterizzante della sua musica sia la parte ritmica, il ritmo, è vero? In parte sì, anche la melodia la faccio muovere in base a un fatto ritmico, ma è dovuto anche a un modo di vivere nostro, a un modo di essere, a un modo di stare per strada. Facciamo parte di Napoli, quindi Napoli è una città dove la gente si muove in una crogiuolo di incontri anche. E quindi ritmicamente è tutto vissuto in dei ritmi molto diversi, insomma, dalle altre città italiane. E in questo ritmo c'è la melodia che è partenopea, quindi viene fuori questa cosa, insomma. Ecco, lei inizialmente cantava solo in napoletano, adesso nelle sue ultime canzoni, perché sono i suoi anche i testi, vero? Sì, sì, sì. Sento frammiste il napoletano con l'inglese, per esempio. Qualche pezzo, però. O forse con l'americano più che con l'inglese. Con l'americano più che l'inglese, anche perché abbiamo è una città di porto la nostra, quindi nel momento in cui sono arrivati gli americani, dopo guerra, si è cominciata ad avere una grossa influenza di quelle che sono i sistemi americani, cioè la moda americana, la musica, anche perché hanno un modo di informazione abbastanza forte. Quindi abbiamo avuto queste cose, però l'importante è riuscire a mantenere le proprie identità e fonderle con delle cose, ecco, con dei linguaggi che per noi sembrano giusti, come il blues, per esempio, che nasce anche da sofferenza di un popolo. È chiaro, sono matrici culturali forse che hanno dei paralleli. Anche perché il nostro popolo, sì, infatti, anche perché il nostro popolo, parlo soprattutto della gente del sud, è costretta ad emigrare e andare in altri posti. In Svizzera ce ne sono tantissimi, come tantissimi ce ne sono in Germania, tantissimi stanno in America, tantissimi. Ecco, la nostra è anche una storia di emigrazione, anche una storia triste, se vuole. Purtroppo costretti a crearsi delle realtà in altri posti, mentre invece dovremmo creare la nostra realtà nel posto dove siamo nati. Questa è una cosa che non è un discorso politico o di partito, ma è un discorso emozionale. E quindi la musica, una canzone o una melodia o un qualcosa che viene dalla tua terra e che ti porta a muovere delle cose dire dentro, molto. Può portarti a forse a pensare e dire forse torno e ricomincio da capo. Ecco, una domanda che mi interessa farle. Lei nel suo complesso, vi sono musicisti che potrebbero essere a loro volta delle stelle, no? Anche nel suo complesso attuale di sono Cristo, dei solisti, cosa, sì, sono dei solisti. Infatti hanno un discorso solistico indipendentemente da me. Ecco. Sì, poi tra l'altro lei ha lavorato con grossi nomi americani anche recentemente, con Richie Evans per esempio. Sì, no? Ho fatto questo, abbiamo fatto una collaborazione con Richie Evans, che è venuto in Italia e gli piaceva l'idea di collaborare con un artista italiano.
e quindi insomma c'è stato è stata una bellissima esperienza per me, anche Gato Barbieri. Esatto, poi non so, con Wayne Shorter, Alfonso Johnson. Ecco. La domanda che mi nasce spontanea è questa: musicisti di questo calibro, di questo valore, per rendere una musica così fusa come la vostra, devono sentirla nello stesso modo? Infatti la musica è un non a frontiere, perché è un linguaggio universale. Nel momento in cui si sono stabilite delle cose che deve venire fuori dall'anima, e se quando una persona suona butta fuori quello che ha dentro, da un punto di vista di cuore, di anima, non è difficile suonare insieme, insomma. Cioè, si comunica soprattutto anche senza parlare. Ecco, prima di lasciarla andare io vorrei sapere da lei cosa intende esprimere con la sua musica, anche se ce l'ha fatto capire, ma vorrei che sinteticamente ce lo dicesse. Per me la musica che faccio è tutto in questo momento, cioè io vivo per suonare, e quando non suono aspetto il momento per suonare, quindi più che una passione, per me è una missione, insomma. Cioè io amo portare fuori, soprattutto mi era preposto di farlo tanti anni fa e oggi ci stiamo quasi riuscendo, portare fuori all'estero la nostra musica, il nostro mondo, e far vedere che esistiamo come entità e anche come rappresentanza di una musica mediterranea. Dove dietro però viene fuori è tutto un mondo particolare, che in questo caso per me è Napoli, ma in generale il sud, è il Mediterraneo, è la melodia. Quindi di portare fuori il ritorno alla melodia che si era un po' persa, insomma, con l'avvento della disco music e delle altre cose. Se vogliamo essere più. Però l'importante è che io esprimo me stesso, e per me è importante, finché ci avrò da dire farò musica, quando non avrò più niente da dire. È quello che volevo sapere, Pino Daniele. Allora accingiamoci a seguire questo concerto di Pino Daniele. Ascolteremo una musica coinvolgente, piena di ritmo, ma anche piena di emozioni. La musica nostra.